sindacalista, perché sa che i temi qui sono importanti. Ex sindacalista, di lavoro. Ex, non fa niente di lavoro. Non ha mai lavorato. Mai lavorato. Come si dice attualmente, no? No, allora sentite, io farei una. Rispetto a quello che ha fatto adesso Alfredo, farei una cosa molto più mirata sull'effetto che concretamente adesso, con dati per capirci aggiornati alla fine del 2017, l'effetto che sta producendo l'innovazione digitale sul mercato del lavoro. Ripeto, si tratta di una fotografia in itinere che non vuole pregiudicare quelli che poi potrebbero essere le tendenze nel futuro che prima Alfredo cercava di ipotizzare o indicare. Allora, io parto da un dato. Tenete presente che i dati che vi citerò sono tutti dati ISTAT, risalgono a gennaio 2018, quindi sono tutti i dati 2017, e alcuni dati invece sono dati relativi alla regione Lombardia e sono tratti da Wallaby, che è un accrocchio dell'Università della Bicocca che si occupa di queste cose. Allora, prima questione. Paradosso. In questo momento in Italia creano molta più occupazione le aziende digitali che quelle non digitali. Tenete presente che le aziende digitali, secondo una classificazione che tiene conto della digitalizzazione introdotta, ma non perdiamoci su queste cose qui, le aziende compiutamente digitali in Italia oggi sono il 5% del totale, quindi pochissime, ma sono il 30% di quelle con oltre 250 dipendenti. Questo significa che una grossa fetta di gente che lavora è coinvolta dai processi di digitalizzazione già compiuta, già matura. Le aziende digitali creano mediamente il 5 volte più occupazioni, quindi a partire dai dati pre-digitalizzazione, creano 5 volte più occupazione di quelle non digitalizzate. E attenzione, non la creano soltanto nei profili che hanno più a che fare con la digitalizzazione, i profili che noi chiamiamo ICT, ma la creano in tutti i profili, anche nei profili più, tra virgolette, bassi. Con però un'avvertenza: quando parliamo di profili bassi di un'azienda digitalizzata, parliamo di profili che, e qui la dico da sindacalista, dal punto di vista della declaratoria sono sicuramente profili non alti, tipo assemblatore di parti di macchine, oppure conduttore di impianti. Sono profili che nei contratti nazionali di lavoro non sono profili alti. Beh, nelle imprese digitalizzate a questi profili, che pure sono bassi, viene richiesta una competenza che viene misurata in DSR, cioè la quantità di competenza digitale che hanno, che è una competenza non irrilevante. Cioè, se tu non hai un minimo di competenza digitale, non vai a fare il conduttore di impianti in un'azienda manifatturiera digitalizzata. Allora, al conduttore di impianti conduttore di impianti per la trasformazione di metalli viene richiesto un DSR, quindi competenze digitali, pari a 2,83. Per fare un paragone, allora, a un dirigente risorse umane il DSR che viene richiesto è 17,15. A un contabile di livello elevato è il 30,33. Ma per completare il paragone, a un profilo invece ICT, quindi quello che gestisce direttamente la digitalizzazione, viene richiesto un DSR che è superiore a 60. Nella sostanza, al nostro conduttore di impianti verrà richiesto di sapere utilizzare il computer, utilizzare i programmi più comuni e, attenzione, sapersi muovere sui social e su internet, sfruttare appieno la connessione. Sembra una cosa grandiosa, eppure questo già crea dei problemi. Prima cosa.
Seconda cosa che viene richiesta, ovviamente ai livelli più alti, ma anche a questi livelli più bassi, una competenza che definiamo trasversale, cioè competenze orientate alla creatività, all'inventiva, alla capacità di interagire con gli altri. Il lavoratore in queste aziende non è più un semplice esecutore, deve essere in qualche modo propositivo, creativo, soggetto attivo. Ora badate che, lo vedremo dopo, in giro sul mercato del lavoro, e lo rilevava prima anche Alfredo, queste non sono caratteristiche in fin dei conti diffusissime. Questo quindi per quanto riguarda le aziende digitalizzate. Veniamo alle aziende non digitalizzate. Anche le aziende non digitalizzate creano occupazione in misura notevolmente inferiore. E che tipo di occupazione creano? Allora, attenzione, questa è una cosa caratteristica. Non è che nelle aziende non digitalizzate manchino i profili professionali molto elevati. Qualunque azienda manifatturiera, o anche del commercio, non particolarmente digitale, non digitalizzata, ha bisogno di analisti di gestione, di ingegneri industriali, di ingegneri gestionali, che possono anche non avere competenze ICT particolari, però ci sono. Bene, queste professioni di top all'interno delle aziende non digitali tendono a venire ridotte. Le aziende non digitali sviluppano di più l'occupazione dei livelli più bassi, ai quali naturalmente non viene richiesto, o almeno non nella stessa misura, le competenze trasversali e di DSR che vengono richieste dalle aziende digitalizzate. L'effetto complessivo è questo, che il mercato del lavoro, in Italia siamo ancora lontani, perché l'impatto della digitalizzazione sul mercato del lavoro, abbiamo visto, è il 5% delle aziende, ma in Europa già lo si vede, che la composizione dell'occupazione tende a somigliare sempre di più a una clessidra, dove ci stanno in alto vaste aree, numerose, no? Di professioni ICT o comunque molto sviluppate. Un collo di clessidra ristretto, dove ci stanno le professioni intermedie, tradizionali, o anche le professioni elevate ma non digitalizzate, e un livello più basso dove ci stanno le professioni meno professionali, meno di top. Questo è grosso modo il modo in cui si va configurando. Ripeto, in Italia non siamo ancora a questa struttura flessibile, ma inevitabilmente ci muoviamo in quella direzione, il mercato del lavoro sotto la pressione della digitalizzazione. Ma due cose: tutto ciò non elimina, anzi mette in piena luce due problemi, o anche tre. Il primo è il mismatch, cioè il fatto che le aziende cerchino profili professionali che non riescono a trovare. Attenzione, la cosa paradossale è questa: c'è un mismatch pari al 12%, quindi le aziende non trovano il 12% del personale che cercano relativamente alle professioni ICT, quelle più elevate, ma il mismatch nel suo complesso è addirittura del 20%, il che vuol dire che nelle professioni più basse il mismatch è sensibilmente superiore a quanto non sia nelle professioni ICT. Questo cosa ci porta a dire? Che il sistema di formazione e istruzione che abbiamo in questo paese è un disastro. È un disastro perché non soltanto non riesce a formare abbastanza lavoratori di top, ma perché non riesce neanche a fornire quelle competenze trasversali o quel minimo di competenze digitali che servirebbero alle industrie manifatturiere o anche dei servizi più tradizionali. Questo è il primo problema nel quale sbattiamo il naso. E mentre con gli altri problemi che diceva prima Alfredo ci sbatteremo il naso quando, su questo ce lo stiamo già sbattendo adesso. Seconda questione, diminuiscono le ore lavorate. Guardate, voi sapete, questo è un dato molto, l'occupazione, in termini di persone occupate,
ha recuperato pienamente, anzi un po' superato i livelli pre-crisi, non in termini di ore lavorate. Come ore lavorate siamo ancora sotto i livelli pre-crisi, come del resto, ovviamente, come conseguenza, siamo sotto ai livelli pre-crisi del prodotto interno lordo. Questo significa che, anche se non ha un effetto sull'occupazione, la tendenza ICT, tendenza a digitalizzazione, ha effetti sulla produttività e quindi sulla prestazione lavorativa. Il boom che c'è in Italia di part-time, che ha consentito, per esempio, alla manodopera femminile di non subire nella stessa misura dei maschi le botte della crisi, e fa sì che oggi la manodopera femminile in Italia sia ai suoi livelli record, cioè quasi al 50%, è dovuta per grandissima parte al part-time. Ora, il part-time da un lato viene incontro alle esigenze delle persone e consente a chi ne ha bisogno di lavorare e di fare anche altro. In altri casi questa è una condizione imposta che genera un sottopagamento. Ultima questione che si porta dietro questa. Abbiamo parlato del modello clessidra del mercato del lavoro. Attenzione, perché nel fondo della clessidra ci sta uno strato che non è sottile di lavoratori, quelli che una volta a Claudio avremmo chiamato il sottoproletariato, cioè lavoratori in genere nel comparto dei servizi più poveri, commercio al dettaglio, distribuzione, ristorazione, alberghi, turismo, eccetera, eccetera, la cui retribuzioni sono infinitamente più basse, anche soltanto dei lavoratori di basso livello dell'industria manifatturiera coperta da contrattazione collettiva, eccetera. Questa è una delle frontiere, è una delle frontiere su cui già adesso stiamo battendo il naso, ma attenzione, lo batteremo sempre più spesso, perché quando noi diamo conto di un'occupazione che, con tutti i limiti che vi abbiamo detto prima, comunque cresce, attenzione, perché in questa sottofascia di lavoratori cresce maggiormente che nelle altre fasce. Forse perché qui assorbe, per esempio, gli immigrati, forse perché qui assorbe il personale uscito da crisi, da crisi aziendali non ricollocabili, per mille motivi, forse perché qui si insediano anche aree di lavoro nero, ma questo sta diventando un problema grosso. Ecco, questo è il quadro della situazione attuale. Dopodiché poi un giorno mi applico anch'io a fare come ha fatto Alfredo, guardare più in là. Grazie.